Ci occupiamo oggi di una situazione davvero particolare che si sarebbe verificata a Bari, presso l'Università degli Studi di Bari, per quanto riguarda la facoltà di infermieristica ed ostetricia. C'è una denuncia, infatti, dell'associazione studentesca Link Medicina di Bari, una denuncia presentata dalla coordinatrice Asia Iurlo, secondo la quale denuncia gli studenti universitari, i praticanti, nella loro attività di tirocinio, di fatto verrebbero, tra virgolette, schiavizzati, nel senso appunto che assolverebbero a quelle funzioni cui sono preposti appunto gli infermieri veri e propri, e ovviamente venendo sottoposti a turni di notte e nei giorni festivi senza un tutor. Un articolo di Repubblica ha appunto usato l'espressione «noi studenti schiavi in ospedale». Sapete tutti che vi è un certo monte ore di tirocinio, e infatti nelle 500-700 ore di attività pratica di tirocinio gli studenti universitari dovrebbero imparare il mestiere, ma in effetti qui non si tratta di imparare il mestiere, ma di svolgere in effetti il mestiere, andare a sopperire appunto alle carenze di organico che vi sono. Infatti, apriamo una parentesi, sommando le carenze di organico nella regione Puglia, negli ospedali pugliesi, tra medici, infermieri e tecnici, notiamo che mancano ben 4.000 unità. E allora, mancano gli infermieri? Sfruttiamo i praticanti. Di qui la denuncia. La cosa assurda è, vogliamo ricostruire un po' la giornata di questi poveri ragazzi. I turni cui sono sottoposti possono essere dalle ore 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 del mattino. È ovvio che la giornata, fino a prova contraria, è di 24 ore. E questi poverini, dopo che hanno sostenuto il turno di pratica o di sfruttamento schiavistico, a seconda delle interpretazioni, poi devono andare a lezione e devono anche studiare, perché poi uno va a lezione e le lezioni vanno approfondite, bisogna imparare, bisogna studiare quello che si è appreso a lezione. Con il fatto che questi poveri ragazzi, stando alla denuncia, come detto, verrebbero sottoposti a turni massacranti, appunto turni di notte e nei giorni festivi. Tutto questo, ovviamente, oltre a produrre uno stato di sfinimento, di logorio fisico, va a nocumento e a discapito di studio e di esami. Proprio perché la giornata è sempre di 24 ore. Se fai una cosa non puoi fare un'altra, e se vai a sommarle poi ti esaurisci, impazzisci. Ha fatto bene l'organizzazione, l'associazione studentesca, a denunciare questo fatto. Ovviamente è stato allertato il preside della scuola di medicina, Loreto Gesualdo, il quale ha affermato senza riserve, senza timori, che approfondirà il caso e che appunto indagherà se ci sono stati soprusi e prenderà i provvedimenti del caso. In ogni caso, scusate il bisticcio di parole, occorre un regolamento. L'aspetto più inquietante è che questi ragazzi, questi praticanti, sarebbero stati sottoposti a questi turni senza avere una figura di riferimento, un tutor, uno che ti insegni il mestiere. Cioè, nel momento in cui l'aspirante, l'allievo infermiere svolge un'attività in corsia, deve avere
l'infermiere, il caposala, un medico, un soggetto appunto preposto che gli insegni, che gli faccia appunto da tutor. In questo caso poco o nulla, perché l'importante è andare a coprire quel buco, quella carenza di organico. Ovviamente in questa situazione di corsa, facendo tutto in fretta e furia, ovviamente si perde anche il contatto con il paziente, perché vedete, la professione sanitaria non è soltanto un qualcosa che attiene alle pratiche sanitarie, ma bisogna anche considerare l'aspetto umano, il rapporto con il paziente. E ovviamente in questa situazione di stress, questo rapporto con il paziente, pur con tutti gli sforzi che gli studenti mettono in atto, va in secondo piano. Ma c'è da dire che, come detto, l'assenza di una figura, di un tutor che assista, che stia a fianco ai ragazzi, è molto grave, perché si legge nella denuncia, non c'è nessuno che ci spieghi in modo chiaro procedure o uso di presidi. È un fai da te, ci si rimette a quello che gli studenti hanno imparato e si crea un duplice danno. Uno, che gli studenti imparano, apprendono male, non le varie pratiche, non avendo una guida. In secondo luogo, che ovviamente sui pazienti vengono praticate delle procedure sanitarie che evidentemente non sappiamo fino a che punto possano essere secondo i crismi, secondo i criteri previsti dai vari protocolli, proprio perché non c'è un tutor che controlli l'operato, controlli il buon andamento della pratica che gli studenti stanno ponendo in essere. L'aspetto più grave è che poi, anzi, uno degli aspetti più gravi, perché gli aspetti gravi sono tanti, è che, stando alla denuncia, uno dei caposala avrebbe anche minacciato, tra virgolette, questi ragazzi, dicendo che dopo urla, minacce e quant'altro, avrebbe detto loro: se voi non vi sottoponete, se non fate questi turni, se voi vi tirate indietro, voi l'esame di pratica non lo superate. Un vero e proprio ricatto. Ora io faccio questo ragionamento. Prendiamo con le pinze questa denuncia. Certo è che non si tratta di una denuncia anonima, ma di una denuncia circostanziata, firmata, perché c'è un nome e cognome, e quindi sicuramente chi ha fatto queste affermazioni, che certamente sono gravissime, non le ha fatte così, giusto per perdere tempo, per passare il tempo o per beccarsi qualche denuncia. Lo ha fatto perché evidentemente ci sono questi fenomeni. La sanità pugliese è una sanità fallimentare, un fallimento di Emiliano. Basti pensare che in questi ultimi giorni, proprio mentre ora sono in registrazione, è chiusa la farmacia afferente appunto all'ospedale di Manduria. Tanto per dirne una chiusa, una parentesi. Emiliano ha avuto l'ardire e la presunzione di voler avocare a sé l'incarico assessorile alla sanità, come se Emiliano avesse poche cose da fare, per cui poteva tranquillamente sobbarcarsi un ramo, quello della sanità, che è un ramo delicatissimo. E quando assistiamo a queste denunce, beh, mi sembra davvero che siamo tornati al Medioevo, siamo tornati in un'epoca in cui evidentemente esiste lo schiavismo. Ci meravigliamo spesso dello sfruttamento tipico degli ambienti cinesi,
Ma ho ancora quello che accade in Italia, quando i ritmi di lavoro imposti dai cinesi, soprattutto nei confronti dei minori, sono davvero umilianti e raccapriccianti. Beh, qui non si tratta di cinesi, senza alcuna forma di razzismo, per carità, ma si tratta, permettetelo, di studenti italiani, di ragazzi, di figli di mamma e di papà, che cercano di imparare un'attività, un mestiere, un qualcosa di nobile, perché vedete, il rapporto forse più forte, più diretto, più stretto con il paziente è proprio quello che viene messo in atto dagli infermieri, dagli ausiliari, perché il medico ti fa la visita e finisce lì. È un rapporto forte, importantissimo, ma fisicamente meno distaccato. È l'infermiere quello che ha questo rapporto diretto. E allora creare, avere un atteggiamento nei confronti di questi ragazzi, un atteggiamento di imposizione, imposizione di schiavitù, può certamente creare dei falsi modelli, può certamente creare delle storture, chiamiamole così, proprio nella forma mentis di questi discenti. Che dire? Aspettiamo che l'indagine del preside della scuola di medicina Loreto Gesualdo si completi. Ci auguriamo che sia fatta un'analisi a tutto tondo e soprattutto che chi ha sbagliato debba pagare. Pagare anche perdendo il posto di lavoro. Sì, perché quando parliamo di posto pubblico, posto fisso, bisogna saperselo conservare, non sfruttando e umiliando gli altri. Certo, ci sono le responsabilità enormi della Regione Puglia che non riesce a sopperire a questa carenza di organico, ma nessuno ha il diritto di sfruttare nessuno. Questo è senza bavaglio. Aspettiamo risposte da parte della facoltà di ostetricia e infermieristica dell'Università di Bari. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.